sessuale e riproduttiva è un diritto umano fondamentale. I progressi scientifici offrono oggi alle coppie una sempre più vasta gamma di metodi contraccettivi efficaci e sicuri. La contraccezione d'emergenza contribuisce al diritto della salute riproduttiva della donna e le fornisce un'ultima possibilità di evitare una gravidanza non desiderata in caso di rapporto sessuale non protetto o per fallimento del metodo contraccettivo utilizzato, come ad esempio in caso di rottura o dislocamento del preservativo, fallimento del coito interrotto o dimenticanza di assunzione della pillola. La contraccezione d'emergenza deve inoltre far parte di ogni servizio di prima linea che venga offerto alla donna che abbia subito una violenza sessuale. Tre sono importanti premesse che dobbiamo fare prima di parlare di contraccezione d'emergenza. Innanzitutto, la prima fondamentale è che ogni volta che c'è stato un rapporto sessuale non protetto, non si può essere mai assolutamente certi che non vi sia il rischio di gravidanza. E quindi la contraccezione d'emergenza deve essere sempre discussa con la donna, indipendentemente dalla fase del ciclo in cui si trova quando è avvenuto il rapporto sessuale. Altro punto fondamentale che bisogna tenere in considerazione è dato dal fatto che questo tipo di contraccezione deve essere considerata una metodica di supporto, di utilizzo occasionale, e il suo utilizzo non deve sostituire invece l'utilizzo di un contraccettivo di tipo rutinario. Terzo elemento fondamentale è che la contraccezione d'emergenza può solo prevenire e non interrompere una gravidanza già in atto. I metodi attualmente disponibili e autorizzati per questo tipo di contraccezione sono essenzialmente tre. Uno è rappresentato dal dispositivo intrauterino a rame, la spirale. Due invece sono contraccezioni di tipo ormonale e sono la pillola d'emergenza a base di levonorgestrel e la pillola d'emergenza a base di ulipristal acetato. Cerchiamo di esaminare più in dettaglio questi tre metodi. Innanzitutto diciamo che nel complesso questi possono ridurre il rischio di una gravidanza dal 75 al 99% a seconda del tipo di metodo che utilizziamo e del periodo di latenza in cui questo viene utilizzato a distanza dal rapporto sessuale non protetto. Per quanto riguarda il dispositivo intrauterino a rame, questo agisce impedendo una gravidanza, principalmente prevenendo la fecondazione, in quanto provoca delle alterazioni chimiche a livello dello sperma e dell'ovocita. Inoltre, il dispositivo intrauterino è in grado anche di evitare l'annidamento di un ovulo eventualmente già fecondato, provocando delle modificazioni della mucosa endometriale. Affinché possa agire come contraccezione d'emergenza, il suo inserimento va effettuato prima dell'impianto di un eventuale ovulo e quindi entro 5 giorni dal rapporto sessuale non protetto o comunque entro 5 giorni dalla data stimata dell'ovulazione. Una revisione sistematica della letteratura ha confermato l'alta efficacia di questo metodo come contraccezione d'emergenza, rilevando un tasso di gravidanza dello 0,09%, quindi un'efficacia molto elevata se inserito nei tempi corretti. Le controindicazioni all'utilizzo del dispositivo intrauterino come contraccezione d'emergenza sono, diciamo, molto simili a quelle che abbiamo già indicato nell'altro video per l'inserimento del dispositivo intrauterino come contraccezione rutinaria. Quindi non va inserito chiaramente in caso di gravidanza in atto, di una malattia infiammatoria pelvica o in presenza di alto rischio di malattie sessualmente trasmissibili e quindi anche in caso di violenza sessuale e in caso di malformazioni della cavità uterina. Non rappresentano invece controindicazioni un'anamnesi positiva per gravidanza extrauterina, il fatto di non aver avuto mai gravidanze, la giovane età, l'allattamento o l'assunzione contemporanea di altri farmaci. In Italia rappresenta al momento attuale comunque il metodo di contraccezione d'emergenza meno utilizzato.
Molto più utilizzata invece è la contraccezione d'emergenza di tipo ormonale, che abbiamo detto comprende due diversi tipi di sostanze, il levonorgestrel e l'ulipristal acetato. Il levonorgestrel agisce come contraccezione d'emergenza principalmente spostando il picco dell'ormone luteinizzante e quindi ritardando la maturazione del follicolo e quindi l'ovulazione. È disponibile in confezioni con una somministrazione unica da 1,5 mg da assumere il prima possibile e comunque entro 72 ore dal rapporto non protetto. La sua efficacia varia dal 60 al 95% a seconda proprio dell'epoca di assunzione ed è massima quando è assunto entro 12-24 ore dal rapporto sessuale, raggiungendo in questo caso un'efficacia del 95%. Si può calcolare che su 100 donne che assumono il levonorgestrel entro 72 ore dal rapporto sessuale non protetto si possono avere dalle 5 alle 12 gravidanze non desiderate. Per la sua prescrizione è necessaria la ricetta medica non ripetibile. Da sottolineare che l'assunzione di questo quantitativo di levonorgestrel non è in grado di influenzare i livelli di progesterone né di alterare la mucosa endometriale qualora venga assunto dopo l'ovulazione ed è per questo che il levonorgestrel non può pertanto impedire, alterare o provocare un aborto qualora la gravidanza si sia già instaurata. Se accidentalmente appunto si instaura una gravidanza dopo l'assunzione del levonorgestrel, non sono stati registrati casi di malformazioni per il feto né un aumento del rischio di altre complicanze in genere per la gravidanza. Le controindicazioni all'uso del levonorgestrel sono rappresentate dalla gravidanza stessa perché sarebbe inefficace e dall'ipersensibilità nei confronti del farmaco o di eccipienti del farmaco. Poiché invece il dosaggio ormonale è relativamente basso e il tempo di assunzione molto breve, quelle che sono le controindicazioni ordinarie alla contraccezione di tipo ormonale routinaria non sono invece valide per la contraccezione d'emergenza. Anche in caso di precedente malattia cardiovascolare, epatopatia, cefalea o emicrania, l'utilizzo del levonorgestrel come contraccezione d'emergenza viene considerata più vantaggiosa rispetto ai rischi teorici. Più nuovo invece è l'ulipristal acetato, che fa parte dei modulatori selettivi del recettore del progesterone e agisce principalmente ritardando e spostando il picco dell'ormone luteinizzante che precede l'ovulazione, riuscendo quindi ad evitarla o a ritardarla. La differenza del levonorgestrel, l'ulipristal acetato è in grado di bloccare l'ovulazione anche se somministrato poco prima dell'ovulazione stessa, ossia quando il picco dell'ormone luteinizzante si sta già innalzando. Si raccomanda chiaramente anche in questo caso di evitare l'assunzione in caso di ipersensibilità al principio attivo, gravidanza, perché innanzitutto non è in grado di ritardarla, e in caso di gravidanza, in questo caso i dati sono ancora troppo pochi per poter giudicare con sicurezza l'eventuale tossicità del farmaco nei confronti del feto. Va inoltre evitato anche in caso di asma grave, di problemi ereditari di assorbimento del galattosio, di malassorbimento di glucosio e lattosio.